e quindi ho avuto un anno difficile, non riuscivo a allenarmi, non riuscivo a concentrarmi, volevo prepararmi per un incontro, non riuscivo, non avevo la testa e... uno che è abituato a vincere sempre, ovviamente sono una persona che non piace perdere. E quindi quando l'incontro ho perso nel 2012, adesso di preciso non mi ricordo, al Madison Square Garden, ho perso ma ho anche fratturato la mia mano e quindi ho avuto grossi problemi. Non mi piaceva l'idea di andare in palestra, era diventato tutta una cosa brutta per me la mia vita. Perché ero molto stressato. Però piano piano ho cambiato il posto, sono arrivato a Milano, ho conosciuto 9 persone, ho conosciuto il mio nuovo preparatore Ermes Di Francesca, ho conosciuto tanti amici nuovi e loro mi hanno dato stimoli nuovi e da lì dopo ho cominciato di nuovo ad andare avanti. Allora, con Giorgio abbiamo iniziato a lavorare circa 5 anni fa. Uguale. Veniva da un anno di stop e notai sin da subito una decondizione legata proprio a questo stop forzato. Iniziamo a lavorare subito, dato che per via degli infortuni alla mano mi accorsi subito che aveva una simmetria tra gli arti. E già a livello psicologico l'ho aiutato, io non sono un mental coach, mi occupo solo di preparare gli atleti a livello condizionale. Quindi già averlo rimesso in campo, eliminandogli tutto quello che era il dolore che percepiva quando chiaramente era sul ring, per me già a livello mentale lo ha aiutato molto. La sua forma si è addirittura migliorata rispetto al vecchio Giorgio Petrosyan. C'è questo suo spirito di sacrificio, questa sua volontà di voler essere sempre al top, chiaramente parte da lui. Allora, quando si allena un atleta evoluto, un atleta top level, si ricercano quelli che sono i marginal gains, quei miglioramenti marginali che avvengono solo con un allenamento di grande qualità.